Ecco, qui vediamo un corso d'acqua pulita che ci separa dalla coltivazione di grano turco, di mais. Dobbiamo un momentino valutare cos'è il concetto di biodiversità, di cui se ne è sentito parlare tanto. Nelle coltivazioni intensive come il mais, il riso, di biodiversità ne vediamo poco o quasi niente, perché la biodiversità è il numero di presenze animali o vegetali che popolano un territorio e noi vediamo solamente una pianta, due piante, centinaia di piante di mais, quindi la biodiversità non esiste. In questo piccolo corso d'acqua invece vediamo diverse piante spontanee che sono preziose. Abbiamo il rovo, abbiamo il convolvolo, abbiamo l'iris d'acqua su cui vediamo volare le libellule perché l'acqua è pulita e anche le larve di libellule riescono a vivere. Quindi questo piccolo corso d'acqua ai bordi del Pioppo ospita un bellissimo valore di biodiversità che deve essere riconosciuto. Purtroppo, si è parlato tanto di sostenibilità, che dovrebbe essere la conservazione della, biodiversità. E si è anche equivocato il concetto di, sostenibilità, perché non si riconosce che tenere la campagna pulita significa tutelare la biodiversità. La campagna va ripulita dall'inquinamento, dall'abbandono di rifiuti, ma non dalla presenza di naturalità o di specie di erbe spontanee. E noi vediamo invece che si è chiamato sostenibile quello che sostenibile non è, un concetto equivocato un pochino con Expo, perché purtroppo illegalmente si bruciano le rive dei corsi d'acqua e dei canali, dei margini dei campi dove sopravvive la biodiversità con i diserbanti, illegalmente perché la legge lo vieterebbe. E noi vediamo che solo in questo piccolo angolo ancora naturalizzato sopravvive un bellissimo valore di biodiversità che deve essere comunque mantenuto, perché la campagna, il territorio pulito, significa ripulirlo dall'inquinamento, dai rifiuti, ma non dalle erbe spontanee che sono preziose per tutta la biodiversità. Questa è la tifa, tifa latifoglia, è una pianta spontanea che oltre, abbiamo visto che la vegetazione spontanea ha un valore medicinale, un valore ecologico per la biodiversità, qui abbiamo una pianta palustre che ha un valore anche di fitodepurazione. Cioè depura l'acqua delle zone palustri, in quanto permette di trattenere la sostanza organica dei corsi d'acqua che purtroppo viene sversata anche dagli impianti di depurazione. E poi assorbe le sostanze azotate, depurando l'acqua ed evitando effetti di eutrofizzazione. L'eutrofizzazione è un fenomeno che porta alla morte dei corsi d'acqua a seguito di concentrazione di sostanze inquinanti che la tifa rimuove dall'acqua. Quella pianta erbacea è la dulcamara ed è una pianta officinale, una pianta medicinale. Quindi il mantenimento della dulcamara, oltre a conservare la biodiversità, abbiamo visto che serviva anche da nutrimento per il bombo, serve anche a preservare un patrimonio di antiche piante medicinali che vengono conservate lungo gli argini dei corsi d'acqua, non distrutte dal diserbo. Questa pianta si chiama sorgo, è una pianta molto comune ed ha la particolarità che i loro semi vengono utilizzati, sono molto appetiti dagli uccelli, in particolare i granivori, quindi cardellini, verdoni, passere mattugie, passera italiana, insomma un po' tutti i fringillidi, quelli che appunto si nutrono di semi, ed è molto appetito. Ecco, questa qui mi diceva. È una pianta officinale, si chiama verbena officinale. Viene usata la verbena anche questa come tranquillante. Poi ovviamente dipende un po' dal tipo di uso che se ne fa, perché non sono così specifici. Comunque è una pianta interessante ed è un indicatore biologico di diversità. Sì, E qui a Milano siamo fortunati ad averla, lo so. potremmo averla sparsa anche nelle aiuole di Milano, al centro di Milano, se i cittadini fossero
fossero consenzienti e non contestassero anche così un'aiuola un po' spettinata. Ma in quel caso sarebbe molto utile lasciare le aiuole così alla crescita spontanea e si avrebbe una biodiversità. Anche. Perché la gente si lamenta se l'erba non è tagliata, sì, dice che non è curata. Invece il modo migliore per curare le piante è quello di lasciarle crescere spontaneamente, perché creano un ecosistema complesso, molto ricco, e allo stesso tempo diciamo che garantiscono anche una vitalità. Noi siamo abituati a aiuole di plastica, cioè aiuole che sostanzialmente vengono rasate 6, 7, 8 volte all'anno, costosissime perché devono sempre intervenire a fare manutenzione, a fare tutti questi interventi qua, e non producono niente. Il tarassaco è una pianta molto comune, quella che viene definita cicoria matta, eccola qua, è riconoscibile anche dal fiore giallo intenso, e questa quando è abbastanza giovane, nel periodo di marzo-aprile, si può cogliere e diventa l'insalata, la famosa cicoria da mettere nel risotto, da fare l'insalata con olio aceto, ed è buonissima. E fa molto bene lo stomaco. Questa è un'altra pianta, l'erba dei porri, la chelidonia. La chelidonia. E questa è un'altra pianta officinale. Curativa, ha un lattice, sì, che cura i porri, sì, le verruche. E oltretutto è cicatrizzante. È cicatrizzante? Si mette su una ferita e questa la guarisce immediatamente. Si chiama erba dei porri che cura le verruche, i porri, ha un valore medicamentoso. Era la pianta preferita da Meseguer, il famoso erborista francese. Questo lattice giallo che esce dalla pianta. È quella che fa col fiore giallo? Sì. La chelidonia. Ha il fiore giallo e un lattice giallo medicamentoso. Quest'erba è l'ortica. Ha una piantaccia che non serve a niente, tra l'altro anche punge, è meglio eliminarla, insomma. E no, invece, è una pianta spontanea che dà possibilità di sopravvivere ai bruchi di tantissime belle farfalle, come le vanesse, famose vanesse, occhio di pavone, altre farfalle, insomma, così. Perché è una pianta spontanea. Se noi distruggiamo la flora spontanea, otteniamo un terreno brullo, vuoto, in cui poi invadono le piante pioniere che arrivano dove trovano terra bruciata, come i pionieri, insomma, conquistano tutto. Sono piante esotiche invasive che poi neanche più col diserbo riusciamo a eliminare. Quindi un bel guaio distruggere la vegetazione spontanea. Ecco, l'ortica prima della fioritura, perché quelle sono le fioriture, se vengono presi gli apici, questi sono molto buoni da mangiare con risotto. Poi con le ortiche si fanno dei pesticidi naturali, insomma, per difendere le coltivazioni degli orti dai parassiti. Quello che si chiama gli antiparassitari naturali. La cultura bordolese. Si è già fiorito a maggio e adesso fruttifica, si disperdono nei corsi d'acqua da cui nasceranno nuove piante. Cioè queste si diffondono anche abbastanza facilmente. Cos'è, un tasso? Sì, Taxus baccata si chiama. E le sue bacche sono velenosissime, sono rosse intenso e solo gli uccelli riescono a digerirle. Lo stomaco umano invece no, per cui è estremamente velenoso.